E là ragazzi, salve a tutti, bentornati con questa nuova parte su Amnesia. Partiamo subito contro un fungo, perfetto. Scorsa parte siamo arrivati dentro il cimitero. La musica mi sta distruggendo i timpani. Siamo arrivati dentro il cimitero e ci chiedono una chiave per proseguire. Vi posso anticipare che questa probabilmente sarà l'ultima parte, perché spulciando tra i file della mappa ho visto che questa era l'ultima area. Cioè non è che sono andato a vedere video, robe così. No, però non voglio dentro il fungo è brutto. Praticamente ci sono tre aree e questa è l'ultima. Quindi noi dobbiamo trovare la chiave per accedere qui, e sicuramente sarà in fondo di là. A meno che non ci chieda altri cosi, perché qua già vedo case. Se ci chiede tipo di costruire un'altra statua, probabilmente faccio ancora due aree, cioè due episodi. Però dipende cosa dobbiamo fare. Cioè tipo musica, tra un po' uso. Oh, ah, lui è il libraio. Ehi, ma che è PewDiePie? Sembra PewDiePie. Non troverai niente di buono qui. Ah, va bene. Allora, alberello, brucia. Non troverai niente. Crystal piece. Ok, quindi adesso ne abbiamo due. Abbiamo un pezzo nero di cristallo e un pezzo rosso di cristallo. E forse sono proprio i pezzi che dicevano prima, no? Perché diceva di rimettere a posto qualcosa se qualcuno avesse ritrovato tutti i pezzi. No, non posso usarlo in questo modo. Allora dove vado? C'era un posto qua. E c'è un bivio. Un altro bivio? Oddio. Mi perdo. So dove andare. Oh, pezzo viola. Che se ci ho azzeccato la prima sono sculato. Sì, le sono sculato. Stavo per dire forte, ma sono sculato, sì. Ecco, adesso cerchiamo di sopravvivere e andare avanti. Ci riusciamo a muovere, è incredibile. C'è un assalto. Però teoricamente saliamo di livello adesso. Fatemi vedere che livello siamo. Livello 13, ok. No, spero che il boss sia al 15 e non al 20, perché potrebbero farlo. Qua più che altro mi servirebbe un repellente. Cioè, se dobbiamo girare per 3 ore mi servirebbe il repellente. Due cacchio, sono finito. Catacombe. Catacombe necessita di una chiave. Ah, beh, ce l'ho. Ah, scrive anche: devo trovare tutti i pezzi di cristallo per riparare l'orb della pace e piazzarli in mezzo alla città. Ok, c'ho 3 pezzi. E non si chiama, non si dice quante cose, però con la chiave possiamo entrare. Non ci dice quanti pezzi ci sono? Ok, sta musica è inquietante. E questo è un labirinto anche questo, spero di no. No, per ora non è una, cioè, strada unica e va bene, perché sennò, ma tipo mostri qua? Contro la cosa, che si chiamano? Quelle robe della tortura. Va bene, con le spine dentro. No, va bene, dai, questa musica non mi dice niente di che. Il che è strano, perché di solito... Cleave? Cacchio, Cleave è forte, è livello 13 comunque come noi. Oddio, jumpscare. Cioè è super efficace Ignite, ma non gli ha tolto un cacchio. Un altro al 13 lì e saliamo subito. Qua, ecco, qua c'è il bivio, ovviamente. Sembra giusto. Oh, qua c'è una chiave. Oh, graveyard. Ok, ho trovato la chiave per il cimitero. E quindi cosa ci mancherebbe? I pezzi di cristallo forse? Comunque dai, 41 di esperienza. Forse uscendo dal cimitero qua, dal catacombe, riusciamo a salire al 15. Ok, quella stanza lì era vuota. Questa? Ah, forse qua c'era la chiave, quindi sono tornati indietro grande. Allora manca l'ultima, che è quella dove siamo arrivati. Sei un genio, bravissimo. Sei riuscito a perderti. Mi sono perso. In questo momento sto pensando davvero, dataci un repellente. Io, era questo che odiavo, perché quando in Pokémon mi perdevo in giro, soprattutto quando tipo entravi dentro le grotte che dovevi fare quei passaggi del cacchio e trovavi Zubat. Oddio, ma qua c'è un tipo appeso. Contro chi siamo più che altro? Contro un osso? Challenge the area boss. Lo facciamo o non lo facciamo? Perché io dovrei fare il coso là, dovrei aprire il cimitero in realtà. Che cacchio mi fa quest'area boss? Andiamo all'area boss. Tanto teoricamente dobbiamo prendere 3 tipi, no? Cioè abbiamo la chiave del cimitero, abbiamo 3 cristalli. Chi è il boss? Il cristallo verde! Sì? Oddio, si sta componendo! Che figata! Guarda quanto è grosso! Ah, io non so con cosa andare. Proviamo Spook Bones. Per me ci devasta. Guarda quanto siamo piccoli! Oh mio Dio! Sì, vabbè, super efficace. Guarda quanto gli ho tolto. Lui ci ha devastato. Metal Pulse anche noi, allora. Non è efficace, mi sembra giusto. Sì, vabbè, lui ci smantella. Cos'è? Proviamo Ignite. Ed è un fuoco solo una gamba. Non gli facciamo niente. Proviamo a continuare con Ignite. Sperando, perché se lui ci fa 2 Metal Pulse, lì siamo finiti.
No, ma va là, perdiamo di brutto anche. No, cacchio, gli ho fatto uno spook bonus adesso. Probabilmente ce la potevamo anche fare. Devo battere un qualcuno qua. Perché adesso teoricamente sono tornato a scatola, vero? Quindi devo trasformarmi in qualcuno qua e riprovare. Dai, forza. Cioè, prima eravamo tutti qua, party hard, tutti con me, no? Niente adesso? Allora ci vado vestito da scatola. Che cacchio me ne frega. Oh, l'ho buggato. No, ci ho provato. Volevo prendere il cristallo verde. Però ci manca il cristallo verde. Allora abbiamo capito che ci manca quello. Quella sono una scatola e ti do fuoco. Ah, vediamo adesso che super efficacità abbiamo. Perché giustamente sono cambiate dal prima che ero di tipo metallo. Cos'è? Dai che li stiamo sopra. Vai ancora? No, una sola volta però. C'è andata di culo. Guarda, oh, è morto. Ce l'abbiamo fatta. Grande scatola. E siamo al 15. Perfetto. Crystal Piece. Ah, era il pezzo di cristallo verde? Ci è andato così? E ci ha buttato fuori dalle catacombe. Perfetto. Forse ora abbiamo tutti i pezzi. Anche se non ce lo dice. Forse, no, forse dobbiamo andare ancora al cimitero a vedere. Qua dove sono? Ah, sono tornato indietro, tra l'altro. Ok, allora andiamo a vedere al cimitero. Forse. Se non troviamo lo Zubat. Va bene. Almeno diventiamo l'albero e che mi serve cambiare mostro. La scatola può andare... No, la scatola va bene, anzi. Stavo scherzando, no? Non voglio diventare un albero. Siamo diventati la scatola per un motivo. E la scatola ha battuto pure quello scheletro enorme. Quindi chiave, aprimi sto cimitero. E cacchio c'è il cimitero poi? Noi non dobbiamo andare di là ad aprire. Oddio, cos'è? Ma sta musica poi? A parte che è un labirinto. Ma a me sta musica mi ammazza. Non puoi mettermi sta musica a me. Cosa c'è qua? È chiusa. Quindi ci sarà un qualche tipo di chiave? Che forse troveremo da ste parti. Cacchio, ma sta musica, no davvero, è troppo triste. Capite che è un cimitero, ma porca vacca. Cioè siamo in un gioco horror, cos'è? Che poi di horror sta mappa non c'è niente praticamente. Ma sta musica è devastante. Cos'è? Ah, la chiave. Cioè, mi hai fatto fare tutta questa strada per la chiave e adesso mi metterai qualcosa in giro, no? Cioè, di solito ti mettono tutta sta strada perché poi, così al ritorno, ti fanno incontrare qualcosa che non ti aspettavi. Anche se non sembra il caso. Perché non mi puoi lasciare questa canzone, dai. Ci siamo. Oh. Che posto è? Ah, non lo so. Però è molto bello. Cioè, non, addirittura non sembra neanche più una mappa di Amnesia. Se non fosse per lo stile di tutto, non sembra neanche la mappa di Amnesia. Sto andando di qua, anche se potevo andare dritto, non so il perché. Probabilmente c'è qualcosa qua. Tipo sta chiave. Ho raccolto la chiave del cancello. Ok, ma adesso come torno su? Mi devo buttare, cos'è? Oddio. Ho trovato una chiave del cancello. E sono un genio. E sono trovato... Oh mio Dio, ma è spettacolare. Sono un genio. Non ce la faremo mai. Incredibile. Non finiremo mai il gioco. Ah, là c'è un'altra chiave. Fermi. Proviamo ad andare su qua allora. Chiave 1. Chiave 2. E qua c'è la porta. Sembra che ti stia guidando da qualche parte. Cosa? Tutto sto parkour chi è che lo fa? Oddio, qua dobbiamo mettere le cose. Puzza di petrolio. Forse è il black. Ah no, forse dobbiamo accenderla. Accendiamo anche questa. Ah, scale. Ci siamo quasi. In qualche modo mi sta emozionando sta roba. Non è partita nessuna musica. Eppure una battaglia. Cioè stiamo combattendo in sto posto. Chissà se c'è un boss anche in quest'area. Continuiamo a trovare mostri. Magari il boss c'è al 20 tipo. E non mi ha chiesto di evolvermi nella statua però. Anche se avrei voluto. Anche se spero davvero non ci sia... Oddio, un portale. Fogwall. E che sei? Dark Soul. Sti mostri c'hanno Cleave che è forte. Mi potrebbe servire Cleave. Però, cioè, più che altro spero di diventare sto mostro. Ma mi sa che non riusciamo neanche a batterlo. No, missato. Cioè, ma adesso c'ha Fogwall. Non morire. Ok, non è morto. Forse con un paper cut che è veloce. Grande scatola. 20 XP, cioè così saliamo un bordello. E non mi ha chiesto però di diventare il portone. Forse il portone sarei dovuto diventarlo. Ma io dove devo metterle ste pietre? Le pietre non devo metterle in mezzo alla città tipo? No, ci dice solo di metterle in mezzo ma non ci dice quante. Proseguo? Oh, ho un brutto presentimento. Sto arrivando. Che di luce è? Aria boss. Oddio, questo sarà al 20 sicuro. Per me ci spacca. Se al 20 ci disintegra. Se è un po' meno forte, forse riusciamo a fare qualcosa. Cosa c'è? Una torcia qua, posso incendiarla? Ok, permesso. L'ho già visto io sto posto, più che altro. Cosa sono sti pezzi? Oh, dove siamo? Posso toglierlo? Togliti. Oh, una statuina, grazie. La devo mettere qua sopra? Non capisco, va fatto qualcosa? Qui dentro c'è qualcosa? Fa una cartina della mappa, ok. Non capisco, perché mi dice rosso qua?
Questa si apre, questa è una porta che si apre. Devo capire sta statuina serve a qualcosa? Non capisco, devo mettere il viola sopra? Non capisco perché ci dà la cartina dentro. Oh no, forse ho capito. E con questa apro, no? Ma qua sta succedendo qualcosa che non va bene. Cioè stanno sparendo gli oggetti che metto sopra altri oggetti, non ho capito. Sparita la sedia. No, la sedia è tornata qua. Ma se io metto la sedia e gli metto il libro, sparisce la sedia. Ragioniamo. Io sono entrato, ho cliccato qua e si è aperta questa, a caso. Ora si dovrebbe aprire questa. Oh mio Dio! Sono un genio! Non so da quant'è che giro! Ho cercato anche proprio online, ma non trovo niente! Perché non esiste una soluzione! Io adesso devo mettere la scatola e la ciotola lì. Non esiste una soluzione online per sta mappa, non l'ha finita nessuno. Perché gli oggetti. Oh, vedi, gli oggetti continuavano a sparire. Ah, qua c'erano 4 statuine. Contando che due le abbiamo già. La quarta dov'è? Da qualche parte. Forse vanno messe qua comunque. Me ne manca una. Che ho trovato? Ma vediamo, queste sono tutte e quattro illuminate. Oh, e perché allora non me lo dava? Forse non li contava? Che andavano prima messe tutte e poi andare a cliccare? Non lo so, non ho idea, sta di fatto che ci ho messo un bordello in mezzo. Cioè, calcolate che. Ah, c'era lui l'ultimo pezzo? Oh mio Dio, il boss finale? È al 18 contro una scatola? No, ci spacca. Fire Pulse ci ammazza. Guarda quanto toglie. Ci ha spaccato. Dobbiamo allenarci ancora. Vi dico subito che io sono a 1 ora e 20. È 1 ora e 20 di registrazione, però non so quanto. Non sto a finire l'episodio e poi farne un altro che sicuramente durerà poco perché l'abbiamo finito. Quello era il boss finale. Quindi lo finisco e vediamo se poi è il caso di tagliare o no l'episodio. Siamo al 17 comunque. In realtà penso che sia meglio salire al più del 18. Vediamo di girare un po' qua. Non lo so, per farci un po' di esperienza. Questo non la prendi? Cioè, avevo lasciato indietro un altro pezzo di. Sei un genio, sei grande. Cioè, a sto punto fortuna che ho perso. Come facevo se no? Che cacchio di. Spettacolare, voglio diventare l'uccello io. Certo che voglio diventare la star. Ma che cacchio di domande? Guarda, non ci sta neanche nello schermo. Ok, 21 esperienza, forse siamo al 20. Oh, perfetto. Per salire ancora 42 punti. 42 punti no, no. Allora, vediamo se adesso al 20 riusciamo a battere il boss. Spero di sì, sono a 1 ora e 40. Quindi più o meno ci ho messo 20 minuti per salire al 20, da che livello ero? 16, 17. Quindi ci sta, è difficile più che altro perché ci metti un sacco a trovare il mostro, dato che è una cosa random. Adesso ci siamo, ho anche il cristallo scarlatto, cos'è che è? Scarlet? Scarlatto? Ok, abbiamo un Metal Pulse che è super efficace, quindi qualcosa li facciamo. Vediamo se Rock Slam non mi ha fatto niente. Siamo in vantaggio? Per adesso siamo in vantaggio forse. Che poi non capisco se è fatto di rocce o di radici. Ci siamo quasi. Forse altri due colpi. Cliff quanto mi fa, cacchio, è super efficace. Papercut, è morto, è morto. No, cacchio, era la sua prima forma. Oh mio Dio, senti la musica. Cacchio, adesso è di livello 20, cosa? No, ci ha tolto di più. Cacchio, lui ci toglie di più. Se continua così la perdiamo. Cacchio, il prossimo colpo ci ammazza. E invece no, però abbiamo perso comunque. Se gli fosse mancato poca vita avremmo potuto vincere, ma è ancora troppo forte. Prima forma se ne va. E ce l'abbiamo fatta per adesso. Però adesso inizia la cosa difficile. Perché lui sarà al 20. Al 20 è tosto. Soprattutto con Fire Pulse. Perché ci distrugge Fire Pulse. Porca vacca! Metà vita mi ha tolto. No, no, ci spacca. Ok, sono salito di livello 21. Livello 21 adesso mi chiede 60 e passa punti esperienza. Spero di farcela. Perché io 60 passa punti esperienza ci metto 4 giorni. Più che altro il brutto è che non ti dà l'esperienza battendo il primo. Purtroppo Fire Pulse è tosta da difendere. Spero di non perdere la prima. Cacchio, perdiamo la prima? Porca va. Cioè, sono salito di livello e ho perso prima, incredibile. Allora, stavolta abbiamo il portone e gli ho fatto imparare Shockwave. Vediamo se Shockwave gli fa qualcosa. Siamo al 22, abbiamo 4 livelli di vantaggio, almeno un qualcosa dobbiamo farli. Ok, Shockwave sembra fargli molti danni. Parte 1 è morta. Devo farcela con la seconda, per forza. Alterniamo un po' Shockwave e Metal Pulse. Anche perché lui c'ha due mosse, ha Rock Smash e quella del fuoco, gli Fire Blast che fanno danni. Questa ci fa un bel po' di danni. Cacchio, siamo quasi alla pari. Dai che gli manca poco. Ce la facciamo! Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Che 29, chi se ne frega? The precious.
Sì che ce l'abbiamo i pezzi. Sto congelando io, ragazzi. Oddio, Crystal Peace, oh l'ultimo? E quello bianco? Siamo usciti dal cimitero. Che forse adesso dobbiamo andare lì in mezzo alla città? No, non ci riusciamo. Chi è che rompe al 12 qua? Il coniglio, ma che cacchio vuole il coniglio al 12? Forza, forza che ci siamo. Cosa devo fare? Devo unirli qua? Ok, sta cosa finirà il gioco, usala ancora per confermare. Ce l'abbiamo fatta, grazie mille, il mondo finalmente potrà riposare ancora. Vuoi provare il debugger? Congratulazioni per aver vinto sto gioco, questo è dopo il gioco. Torna indietro per finire il gioco, oppure enjoy il debugger. Va bene, ragazzi, con sta musica non posso far altro che fermarmi qua. Ringraziamo la scatola. Che io sono 2 ore 20, 2 ore 20 su Amnesia, non l'ho mai fatto. È bello perché poi non verrà così lungo il video, però sapete che sono 2 ore 20. In ogni caso, niente, vi saluto, ci vediamo alla prossima parte su Amnesia. Qui da Lanolf è tutto. Ciao a tutti. Che freestyler. Guardalo come vola. Che sta facendo? Io. Scende. E torna indietro. E muore. Così proprio. Fa il campione. Si toglie il cappello. E si fa sentire.